Il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, ha ricandidato alle prossime elezioni amministrative, traccia un consuntivo dei suoi 5 anni di amministrazione. Gaetano Ravanà. Umiltà, semplicità e equilibrio. Carissimi concittadini, ancora pochi giorni saremo chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Giunto al termine del mio mandato, avverto forte l'esigenza di condividere con voi una riflessione. Umiltà, semplicità ed equilibrio sono i pilastri che hanno retto la strada del mio cammino nella vita, così anche nell'impegno amministrativo. Insegnamenti dei nostri padri che ho sempre cercato di mettere a frutto con onestà. I 5 anni trascorsi sono stati attraversati di giorni belli e forti, da inattese mancanze, da momenti di crisi, ma ho sempre tenuto vivo l'entusiasmo per la politica e l'amore per il mio paese e la mia gente. Un'esperienza magica che ho vissuto con gli affetti più cari, la mia famiglia, le amicizie sincere, sempre e comunque disponibile, i preziosi sostenitori che con il loro voto mi hanno consentito di raggiungere il risultato più alto, gli insostituibili amministratori che mi hanno collaborato con pieno merito. Un grazie all'associazione che mi hanno accolto, rendendomi parte della loro comunità nel progettare e nel lavorare insieme. Doveroso per me rivolgere un grazie a coloro che con spirito democratico e costruttivo hanno fatto sentire la loro voce critica. Ho sempre saputo ascoltare e riflettere al fine del meglio operare. Mio obiettivo primario è quello di essere sindaco di tutti i ciancianesi, per unire e mai per dividere. Una società matura deve sapersi muovere quanto più all'unisono. Deve restare coesa, mai nutrire scopi personali, ma solo e sempre finalità pubbliche. Solo così può essere credibile. Umiltà, semplicità ed equilibrio sono stati i fari che hanno guidato il mio lavoro. È stata la persona al centro del mio interesse a soddisfare i bisogni della persona e l'impegno che giornalmente assumo. Carissimi giangianesi, possiamo essere fieri di ciò che siamo riusciti a realizzare nel tempo amministrativo. Certo, una società in continua evoluzione, molto resta da fare per adeguare la nostra cittadina a tempi migliori. Io me ne faccio carico, consapevole anche voi. Accettate il compito che ci aspetta. Assieme possiamo farcela e assieme ce la faremo. Grazie a tutti per aver arricchito il mio animo. Viva Cianciana e viva i Cianciani!